Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 12 aprile 2023. È proprio vero che le acque che TFR gne mosce fracicano i ponti. Anvedi Nicole Santinelli che zitta zitta. Con quella espressione da triglia bollita e quella voce monocorde, giudicava le altre sentendosi sto gran cazzo perché io non mi abbasso al loro livello. Maria che bella figura de mera che ha fatto oggi, oh. Madre mia quanto ho goduto nel vederla passare dal sorrisetto infido mentre dava manco troppo velatamente del mignone a Roberta Di Padua al farfugliamento di frasi sconnesse dopo la clip dove si vedeva Andrea Foriglio che durante un ballo le passava di nascosto un bigliettino perché pensavo che glielo avessero dato loro. Non pensavo fosse così grave mentre anche il pro de Gianni Sperti le voltava le spalle, perché il pro de Gianni Sperti potrà sembrarvi il vostro fanboy numero uno. E probabilmente lo è pure, ma nulla per lui sarà mai più importante che difendere l'onore della redazione Losa. Quanto ha goduto. Lei era lì, tutta tronfia dopo l'ennesima esterna cringe dove si stava lamentando, sempre sussurrando che nemmeno Viola Castelli in 100 vetrine. Ovviamente, un Carlo Alberto Mancini perché speravo che dopo un avvicinamento, un bacio, ci fosse un progresso. Invece non molto. Non credi salvo poi limonarselo esattamente un secondo dopo senza alcun senso, specie per una che si era detta così pentita dei baci dati finora. Gioia, a tirarsela manco ce l'avesse solo lei perché a me gli uomini mi corteggiano per una cosa più duratura. Con te magari preferiscono passare una notte e basta, quando Riccardo Guarnieri ha improvvisamente deciso di darsi un senso lì dentro e sbam. Alla tronista è caduta la maschera da Santarellina. Del resto ce lo aveva già anticipato bisbigliato lei che di angelico aveva giusto le apparenze, no? Primo, mo come glielo diciamo che la cosa più duratura a cui aspirano tutti sti uomini che se la contendono in studio non è la sua meravigliosa patonza dorata ma la visibilità? Uomini. Poi, che parolone. Io lì in mezzo vedo giusto due carciofi più costruiti dei Lego. L'unico che si poteva fregiare dell'appellativo di uomo era quello che oggi si è alzato e se l'è data. Ossia Christian Di Carlo. Che voglio sperare non si faccia intortare da nessuno. Si guardi bene dal tornare sui suoi passi e resti saggiamente dov'è. Lasciando sadicamente la Santinelli a naspare tra lo Jacopo Castelli e il Marco della Rocca degli Helios. Dai, su. Sto trono è così sfacciatamente fa che è totalmente privo di senso che Nicola anziché insultarla. La Di Padua, dovrebbe pure ringraziarla per quel minimo di ipe che generosamente le regala ogni volta. Io sono ancora fermo a quando, in esterna con Carlo, con tono zenzuale a lui che le esternava l'incredibile fatica nel resisterle rispondeva perché fatichi? Ah mi vuoi portare fuori da qui? Sei già così convinto? E come mai sei già così convinto? Cioè, anche Lavinia Mauro ci aveva triturato i marmi per 7 mesi con una sfilza di domande sfiancanti. Ma almeno lei lo faceva per insicurezza. Nicole invece lo fa perché se la sente proprio tanto. PRC ha la miseria, quanto se la sente. Talmente piena di sé e convinta di essere effettutamente irresistibile che manco s'accorge di quanto sontuosamente la prendano per il culo. Che giusto una che si crede a essere ti cazzo può abboccare a gente che ansima o le sbrodola sentimenti alla prima esterna. Comunque Roberta c'ha ragione, la Santinelli è proprio perfida, altro che. E mentre la dama passa dalla parte del torto perché sbraita e le dà della frega moscia. Quella con espressione imperturbabile dice cose 14 volte più pesanti. Altro che amo la calma di Nicole di fronte a Roberta. Quella mica è calma regà, e che la tronista ha la stessa vitalità di uno stoccafisso. Tutto lì. E ce l'ha confermato lei stessa quando oggi arrancava per giustificare il suo mancato riporto alla redazione sul bigliettino. Io ero nera, nera. C'avevo una tempesta in testa che m'è passato di mente. Ha detto la Santinelli. Oh, stelliglina, ma come? Non avevi appena detto che quello che dice Roberta non mi tocca proprio. È diverso? Non mi pare, a sto punto. Delle due l'una, o quella della tempesta in testa era una, ridicola, scusa perché dopo 20 anni di uomini e donne fingere di non sapere che alla redazione bisogna chiedere il permesso pure per andare in bagno fa un po' sorridere, oppure quello che dice Roby DP ti tocca. E come se ti tocca. La tempesta dentro, e Omar Fur la faccia da triglia fuori.
Lei e Furiglio sono così dannatamente perfetti l'uno per l'altro. Lei che non pensavo che fosse una cosa che non si potesse fare. Lui che se devo accettare che una ragazza baci anche un altro ovviamente non lo accetterò mai. E lo stanno dicendo a uomini e donne, così puri, così ingenui, così fache. Dopo aver udito Carla Belotti fare il verso alla Santinelli dandole della gatta morta che li provoca con quella boccuccia io ho un sogno. Comunque, che si unisca a Roby Dippi e scaglino la loro furia psico sulla tronista. Vedi come le sparisce la faccia da triglia in un attimo, poi? Video dalla puntata, puntata intera un cavaliere per Paola un cavaliere per Roberta. Roberta, Nicole come ti permetti? Smetti d'offendere esterna di Nicole e Carlo. Christian lascia lo studio. Christian, Nicole cosa ci faccio qui? Nicole e Andrea, un biglietto di troppo Tiziana, uscirei dal programma con Alberto. Video inediti, un giorno insieme a Carola e Federico.